Ma buongiorno bella gente, oggi mi trovo ad Addegliacco in provincia di Udine per farvi vedere e conoscere il panificio Orlandi, un panificio che da 3 generazioni produce pane lievitati, biscotti e panettoni. E questo giro sono venuto ad assaggiare la loro ultima creazione, ovvero il panettone Sacher. E adesso andiamo a scoprirlo. Buongiorno Devo, benvenuto qui nel mio panificio Orlandi. David, benvenuto nel mio panificio ad Addegliacco in provincia di Udine. Un panificio che produce prodotti di altissima qualità con materie prime del territorio da 3 generazioni. Abbiamo più di 70 anni di storia. Ti presento i miei prodotti, che sono prodotti artigianali, dove come mission e vision del nostro panificio lavoriamo con il territorio e per il territorio. Con il territorio perché raccogliamo le nostre materie prime nelle nostre zone, quindi dalla farina, dall'olio. Per il territorio perché accontentiamo i nostri consumatori, i nostri clienti nella nostra zona. E noi lavoriamo come panificio, abbiamo una lunga storia, questa è la 3ª generazione. Nati prima come panificio e macelleria, il Becker di una volta, dove c'era abbinato anche il pane. Per dopo il mio ramo di famiglia ha continuato nel campo della panificazione. 3ª generazione, dicevo, dove abbiamo prodotti tradizionali, artigianali, esclusivamente artigianali, sul posto. Tutto fatto da noi e manualmente. Noi siamo poco propensi all'utilizzo di macchinari industriali, ecco perché i miei collaboratori lavoriamo ancora a mano e soprattutto, come vedi, i gressini non sono tutti uniformi. Per un semplice motivo, sono stirati a mano ognuno, ogni giorno, singolo pezzo per singolo pezzo. Il nostro pane di punta è la baguette, mettiamo la baguette Orlandi, e questo ci ha dato lustro da mio papà ad oggi, e cerchiamo di mantenere sempre la stessa formula, lo stesso prodotto e la stessa fragranza. A questo abbiniamo le ciabatte, abbiniamo gli sfilatini, abbiniamo altri prodotti che sono sempre di contorno e hanno una particolarità molto importante: artigianalità, prodotti locali, lievito madre. Un altro prodotto di punta per noi è la cubana, che la facciamo con la vecchia ricetta di una volta, con i prodotti classici appena sfornata, soprattutto per il periodo natalizio e pasquale. La ricetta è una vecchia ricetta che abbiamo scoperto in una soffitta, nascosta in un libricino di cucina, nel quale i miei collaboratori l'hanno poi sviluppata e adottata come ricetta classica per il panificio Orlandi. Da provare anche il pane Kaiser, una ricetta austro-ungarica, squisito, multicereale, da provare. Vieni che ti mostro come facciamo i gressini, seguimi! Benvenuto nel motore pulsante del nostro panificio. Questo è il nostro laboratorio, con i nostri collaboratori Pamela, Franco e Gianluca, che stanno lavorando i nostri prodotti. Qua vediamo Pamela e Franco che stanno stirando a mano i nostri gressini, i sigari. Sono fatti con farina classica, lievito naturale, olio extravergine di oliva e hanno il profumo del sesamo e il mais nostrano che gli danno la caratteristica particolare che dopo ti farò assaggiare. Una volta cotti vengono confezionati o nel vasetto o nel sacchettino. Vuoi assaggiarne uno? Assolutamente! Bene, a questo punto assaggiamo questi meravigliosi sigari. Spettacolo veramente. GG, veramente sono massa buoni, ma soprattutto perché sono fragranti, leggerissimi, sembra di mangiare una nuvola, croccante, veramente fantastici. Poi questo gusto da sesamo molto molto interessante. Questo è il nostro cracker low carb. Cosa ha di particolare? È a basso contenuto calorico ed è un mix di cereali. Gianluca lo sta distendendo in maniera da prepararlo per la cottura. Questi cracker sono preparati con fiocchi d'avena e crusca di frumento, e arricchiti da semi di lino, semi di girasole e semi di sesamo. Infatti con questi ingredienti qui ci permette di avere un cracker a basso contenuto di carboidrati e che è anche fonte di acidi grassi omega 3 grazie ai semi e acidi grassi omega 6 grazie al girasole. Sono molto indicati per chi segue una dieta, quindi a basso contenuto di carboidrati o semplicemente a basso contenuto calorico. Facciamo asciugare lentamente in forno
e questo ci permette di avere un prodotto molto croccante e col sapore dei semi tostati, che può accompagnare benissimo zuppe o verdure o insalate, oppure semplicemente da affiancare in un pasto ben bilanciato o in uno snack veloce. È ben abbinabile con tanti sapori diversi. Dopo una lenta asciugatura in forno di circa un'ora, otteniamo i cracker dopo averli tagliati. Come vedete, dei cracker molto sottili, croccanti e leggeri. E la lenta asciugatura appunto ci permette di avere un prodotto croccante e soprattutto con una lunga conservabilità. Profumo interessantissimo. Croccantissimo, bello, intenso di gusto. Questo qua Gigi è fantastico, anche per la colazione, magari con un po' di ricottino, un po' di miele, fa una colazione fantastica, oppure con un bel formaggio spalmabile, con una bella fetta di affettato, da abbinare tranquillamente anche a una bella minestra, se no sgretolato sopra una pasta aglio, olio, peperoncino, sgretoli questi qua, veramente fantastici, ottimi. Ed eccoci arrivati al dunque di quest'anno, il nostro panettone, il panettone Sacher. Abbiamo il nostro lievito naturale, che lo coltiviamo da anni, non è cosa facile. Abbiamo il nostro collaboratore Franco, lui l'artefice, e degli ingredienti semplici ma importanti: cioccolata al latte e albicocche semicandite, che per la loro piccola acidità ci danno un profumo che dopo ti farò assaggiare. Per il nostro panettone ci vogliono una lavorazione di 48 ore, passando da 3 impasti. Si parte con la prima lavorazione, che è il lievito, e poi si passa agli altri 2 impasti principali, il prelievito e il lievito. Il lievito naturale, una volta giunto a maturazione, cominciamo ad aggiungere quelli che sono i prodotti essenziali: le uova, lo zucchero, il burro, con l'aggiunta di farina. Primo e secondo impasto servono essenzialmente per distribuire la quantità di burro, uova e zucchero affinché il lievito possa fare il suo lavoro, possa sostenere l'impasto. Perché il secondo impasto, ed è l'ultimo, mi determina la bontà del risultato finale. Dobbiamo pirlarlo. Pirlarlo significa pesarlo e arrotondarlo, rilasciarlo riposare per altre 2 ore, ripirlarlo di nuovo e inserirlo negli appositi stampi. La mettiamo nelle celle di lievitazione. Arriviamo a un prodotto che è vicino all'altezza del nostro stampo. Questo ci dirà che è pronto per essere cotto. Una volta passati i 50 minuti e misurato attentamente la temperatura interna, che deve raggiungere determinati gradi per avere la sua conservabilità nel tempo, lo ingabbiamo e lo ribaltiamo a testa in giù, perché questo permette al panettone di asciugarsi e allungare la sua fibra. Ho cotto, lo possiamo confezionare solo altre dopo 12 ore e portarlo sulle vostre tavole. Quest'anno facciamo 4 tipi: facciamo il amaretto, il cioccolato bianco, frutti di bosco, artigianale classico e il panettone Sacher. Bene, assaggiamo questo panettone Sacher. Mamma mia, una nuvola, veramente una nuvola. Fantastico, bello, godurioso e goloso, perché c'è l'acidità dell'albicocca che si abbina molto bene al cioccolato, che gli dà quella nota leggermente amarognola ma non invasiva. Veramente interessante. Beh, poi la morbidezza data al lievito madre, veramente tanta roba. È una cosa veramente... Sì o no, David? Massabon! Ciao David, sono Paola, la moglie di Pierluigi. Io mi occupo dello shop online. Sarò lieta di accogliere i vostri ordini ed evaderli in tempo per Natale. Ci potrete trovare su www.originaorlandi.it. Bene gente, dal panificio Orlandi di Adegliacco è tutto, quindi vi aspetto al prossimo video. Se volete provare i prodotti del panificio Orlandi, li potete trovare o tranquillamente qui in panificio oppure nello shop online. Quindi vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!